Ballano queste belle ragazze, è proprio un piacere guardarle. Specialmente quando la ragazza balla con il nostro commendatore. Lo spettacolo diventa... ridicolo per un signore con la pancia. Il commendatore se lo può permettere, è un commerciante facoltoso. No, il surf no, vedo proprio che non gli confà. Guarda come si dimena, finirà il ballo con il fiatone. E poi lei, dottore, dovrà stargli vicino per rianimarlo. Oh, certo, la professione del medico è una missione. Ma non aveva fatto una cura dimagrante? Mi fa tenerezza, sembro proprio un bambinone. Commendatore, io ho fatto del mio meglio. Non penso più che ritorni, non penso che torni tu, perché ho sbagliato credendo che in fondo tu mi capi. Per chi sono tutti questi saluti? Per la mia amica Pupetta. Buttar via tutto per orgoglio. Vabbè, non lo so, non l'ho ancora vista bene. Però se la chiamate Pupetta. Andiamo, te la voglio presentare. Vedo che muori dalla voglia di conoscerla. Dove sarai? Ciao! C'è un bel giovanotto che vuole conoscerti. Signorina Assunta Amoruso, posso avere il piacere di salutarvi? Ma voi siete Roberto Lettieri? Esattamente, tuo ex compagno di classe alla terza media dell'istituto Regina Margherita. Ma già vi conoscete! Chiaretta! Chiaretta! E allora io vi lascio dal momento che siete vecchi amici. So di avere perso la mia partita. Vogliamo allontanarci un momento? Perché se giochi con chi ti ama, anche se vinci. Chi ti ha invitato alla festa? Chiaretta, ha tanto insistito. Ma dove sei stata tutto questo tempo? Forse non abiti più a San Cesare? Sì, abito in periferia, proprio vicino alla scuola dove insegna tuo padre. Mio padre, l'educatore attento, preciso, scrupoloso, che non esita a punire chi ha sbagliato. Anche mio padre è severo. Ah, anche lui? Sai ballare? Sì, ho seguito un corso televisivo. Balliamo. Come vuoi. Finalmente che la televisione serve a qualcosa. Perché? Balli veramente bene. Ah, già, le lezioni di danza. Conosci il circolo? No, questa è la prima volta che ci vengo. Allora, se permetti, faccio gli onori di casa. Io sono socio di questo circolo. Queste coppe le abbiamo vinte noi. Per conquistarle ho dovuto sostenere duri e impegnativi tornei di tennis. Ah, congratulazioni. Quando le guardo mi sento veramente felice. Se ricordo, lo sei sempre stato. Che cosa? Felice. Ero anche felice quando mi passavi il compito di matematica. E tu la versione di latino. Ricordo quando il professore mi fece recitare quella poesia del Carducci. E ti ordinò di sederti all'ultimo banco perché nessuno potesse suggerirti. Poi, a ottobre, non tornasti più a scuola. Purtroppo, la mia famiglia non poteva fare a meno del mio aiuto. Mio padre è un modesto artigiano e sostiene che le donne non devono essere molto istruite. Meglio casalinghe, dice lui. E tu, che hai fatto durante questo tempo? Mio padre, il maestro, voleva assolutamente che mi laureassi. E invece, io ho preferito disobbedirgli. Com'è strana la vita. Chi ha la possibilità economica per studiare, preferisce... Ah, bisogna godersela la vita, Pupetta. Come hai detto?
Ti ricordi anche il mio vezzeggiatino? Me lo ha ricordato Chiaretta. E mi piace perché è in contrasto con la tua personalità. Tu sei riflessiva, riposante. Sapessi quanti pensieri, quanti segreti repressi. Segreti che vorrei esternare solo a chi saprà comprenderli. Vogliamo rivederci? Ma io... Fra pochi giorni ci sarà un'altra festa qui al circolo. Veramente, io non sono abituata a questo tipo di divertimento. Magari, se vuoi, ci rivediamo fuori cava, verso Vietri. Va bene, se mi sarà possibile, ci verrò. È tardi, sapete, bisogna tornare a casa. Buonasera, Roberto. Allora, ci rivedremo. Arrivederci, Roberto. Sveglia, ragazzi! C'è la famiglia che ci aspetta. Telefonami, Roberto, quando vuoi. Su, muoviti, Cenerentola. Pupetta! Pupetta! Sto venendo! Io, ma bellia... Figlia mia, aiutami un poco. Questa non è una casa, è una caserma. Ogni mattina la solita canzone. Va bene. Oh, mamma mia, come passa il tempo, come faccio? Dove stanno le scarpe mie? Se le messe tuo fratello Peppino. E io che cosa mi metto? Le sue, no? Voglio vedere quand'è che potrò portare le scarpe mie. Quando vuole papà. E tu ancora speri in lui. Poi chi t'ho fa? Scostumato. So cose pazze. Non te la prendere, mamma. Ma io non so, quel ragazzo sta sempre nervoso. In questa casa siamo tutti nervosi. Ogni mattina la solita canzone. Uffa. Mamma! Dove sta la tuta mia? Figlio mio, te l'ho lavata, non te la puoi mettere, è umida. Per una volta ti potrei mettere anche quella vecchia, no? Sta bene. Che pazienza ci vuole in questa casa. Sono pronti i pantaloni? Un minuto. Sto in ritardo. Ecco. Chi si è mangiato tutto il chilo di pane? Tutto io, mamma. Ma è possibile che si mangia tutto quello che trova? Beh, io vado. Il lavoro mi aspetta. E va, va, che la Madonna t'accompagni. Buona giornata. Ciao, papà. Vai presto, Peppino, muoviti. Un momento. Ciao, mamma. Ciao. Ciao, mamma. Arrivederci. Buon lavoro! Grazie. Ciao, buona scuola. Sei pronto? Sì. Ciao. Ciao. Mamma, ma che stai facendo? Ah, l'avevi rifatto? Ah, che sti guaglioni mi fanno perdere la testa. Meno male che tengo a te, figlia mia bella. Scusami, ma ho poco tempo per gli appuntamenti. Allora mi vuoi dire che è la prima volta che esci con un uomo? No, quasi. È raro che io accetti un appuntamento. E poi non sempre ne vale la pena. E perciò preferisci farli aspettare? Segno di pace, ti offro questo fiore. Grazie. Ma allora dovrai sempre aspettarmi. L'attesa rafforza la presenza dell'amata.
Parlami di te, del tuo lavoro. Mi sono diplomato, ho partecipato a 2 concorsi, ma sono ancora in attesa del risultato. Ora mi arrangio, comunque non dispero. Sono ottimista e prima di sposarmi mi sistemerò definitivamente. Sei sempre un simpatico compagno, anche perché ti piace tanto scherzare. È tempo anche per me di pensare a qualcosa di serio. Trovare una donna che sappia comprendere. E l'hai già trovata? Il mio cuore dice di sì. Ascolta. Sì. 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 Come batte il tuo cuore? Cuore di atleta. Non conosce ostacoli. Però la mia famiglia ha ancora bisogno del mio aiuto. E poi i miei fratelli sono così sospettosi. Mi pedinano sempre. Sciocchezze. Per una donna che ha la volontà di amare, queste sono fantasticherie. Hai un bel carattere, tu. Vedi tutto quanto facile. Beh, così bisogna essere nella vita, altrimenti si rimane indietro. Guarda qui, ragazzi, sono felici perché giocano. Quello laggiù invece è triste perché è solo con i suoi pensieri. Se n'è andata e non torna, perché chi se ne va una volta, se torna sbaglierà. Se n'è andata e non torna, perché chi pagherà questa volta domani riderà. Quando si è senza amor, quando si è soli come un vecchio triste, si è tutto il mondo. Perché chi se ne va una volta, se torna sbaglierà. Se n'è andata e non torna, perché chi pagherà questa volta domani riderà. Quando si è senza amor, quando si è soli come una cosa vecchia, si è tutto il mondo. Non hai voluto ballare lo ye ye? Preferisco il ritmo lento di una canzone melodica. Sei una sentimentale. Tanto diversa dalle altre, perciò mi piaci. Sì, però con le ragazze moderne balli. E che c'entra? Io con loro ballo quando voglio divertirmi. Ma la ragazza della mia vita sarà una romantica. Ti piacciono i contrasti? Allora sei un sognatore. Sogno solo di farti felice. E come? Sposandoti. Andiamo, è tardi. Qui chiudono, eh? È spiritoso. Domani parlerò ai miei genitori. Così sì. Potrò venire a chiedere la tua mano. D'accordo, anch'io chiederò a mio padre il consenso. Sei veramente tanto cara. Ma che fate? Siete pazzi? Se vi vede qualcuno domani, tutta cava parlerà di noi. È meglio che ci salutiamo. Buonasera. Buonasera, pupetta. Ti aspetto domani, è davanti al Duomo, alle 11. Sì, ciao. Andiamo, su. Come ti sei accordato la confidenza di toccare nostra sorella? Amici, calmatevi. Io non intendevo infastidire pupetta. Le mie intenzioni sono serie e sono pronto a dimostrartelo. Noi le conosciamo bene, le intenzioni dei signorini come te. Buffone! Ma che fate? Non ti permettere!
Dopo quanto è successo con quei giovinastri, ho la conferma che quella gente non potrà mai imparentarsi con noi. Mamma, lei è diversa da loro. Tu dimentichi la nostra onorabilità. Questo lo dovrei dire io, che sono il padre. Ma non lo dici. Forse non ti rendi conto che tuo figlio, senza un lavoro sicuro, vuole sposare una ragazza del popolo. Avrà delle idee sinistre. Una ragazza del popolo non potrà mai diventare una vera signora. Imparentarci con un illetterato. Ma ti rendi conto della differenza che passa fra noi e loro? Qualis pater talis filius. Io non ti darò mai il mio consenso. Ho fatto tanti sacrifici per farti crescere come meglio ho potuto. Tu sei il mio unico figlio e non intendo buttarti così allo sbaraglio. La donna che sposerai dovrò scegliertela io. Bella educazione abbiamo dato al nostro figlio. È nervoso, ma gli passerà. Vedrai, ne sono certo. Troppi muscoli e poco cervello. Con quello che costa oggi la vita, come farà? Tornerà da noi. Se sposa quella pupetta, non speri nel mio aiuto. Figlia mia, il matrimonio è una cosa seria. Pensaci bene. Tuo padre ha ragione. Sì, sì. Avete sempre ragione voi. E io, ancora una volta, mi dovrei sacrificare. Ma è così, pupetta mia. Noi abbiamo appena il necessario per vivere. Non possiamo aiutarti. Ma perché? Ma perché? Vi ho chiesto forse la dote. Abbiamo deciso di lavorare, come hai fatto tu con papà. Eppure noi vivremo la nostra vita. La vita? Tengo 50 anni. E ti posso dire che le preoccupazioni uccidono a poco. Mamma, senti, abbiamo deciso di sposarci. E non mi importa di niente. Ah, sei arrivato proprio in tempo. Come ti sei permesso tu e quell'altro sbruffone di fare quella chiassata in via Roma? Alludi alla lezione che abbiamo dato a quel signorino? Sì, precisamente. Pensavamo che ti desse fastidio. Non ti permettere di farlo mai più. Ricordati che mi so difendere da sola e sappi che il signor Roberto è degno di tutta la mia stima e di tutto il mio affetto. E va bene, va, fatti tuoi. E tu calmati. Cerca di ragionare con il cervello e non col cuore. Sono stanca di ragionare. Voglio affrontare il rischio di una vita mia e tutta nuova, diversa. Ma sei cocciuta come... Come sono, mamma? Mamma, sono come sono e basta. Tu, io chiamo che sono voi, no? Guarda chi si vede. Aveva ragione il moschiglione che mi ronzava attorno e mi diceva: novità o persone? Certamente sei venuta perché hai bisogno di un consiglio dalla nonna tua, eh? E chi è questo bello guaglione? Il mio fidanzato. Allora presto mangeremo i confetti. Papà non mi ha dato il consenso. Perché? Ha detto che devo ancora aiutare mia madre come Domenica e Peppino aiutano a lui. Quello tuo padre è sempre preciso e categorico. La vogliono sacrificare egoisticamente per i loro interessi. Senza denaro non si cantano messe. E d'altra parte voi non siete un ricco possidente e non avete né arte né parte. Io amo pupetta. L'amore è una cosa meravigliosa. Noi abbiamo deciso di sposarci anche senza consenso. Quanti anni tieni il tuo Romeo? 26. 26? Tu stai nata... Quando rimasi vedova. Allora... Allora potete sposarvi. Siete maggiorenni e per legge avete bisogno solo del vostro consenso. E nonna tua ti aiuta. Questi soldi vi serviranno per le prime spese e l'avvenire è la più ricca rendita della fantasia. Grazie, mamma. Qui andrebbe bene. Andiamo a vedere. Sì.
Prego, accomodatevi. Questo è l'appartamento. Pasquale! Pasquale! Momento! Scusate, vi aspetto in portineria. Va bene. Prego. E qui potremmo sistemare la camera da letto, eh? E se sei d'accordo, qua il tinello. C'è più luce. E così potrò lavorare meglio. Sì, perché sai, ho preso un lavoro a Cottimo per la fabbrica del Cavalier Pellotti. Anch'io sono stato assunto come produttore dell'Istituto Assicurazioni di Napoli. Zona C, ramo incendio. E dovrei andare a Napoli tutti i giorni? Che vuoi che sia? Andare e tornare da Napoli. Un'ora. In pullman o in treno. Ma io? Stammi a sentire. Abbiamo deciso di sposarci. E allora bisogna pure fare qualche sacrificio, no? Hai ragione. Ma io sono una romantica gelosa. Oh, mi fai ridere. Su, ridi anche tu. Ora ti leggo l'annuncio del giornale col quale ho trovato il posto. Giovani elementi, colti, dinamici, desiderosi di intraprendere brillante carriera, guadagno immediato, richiesti importante ente nazionale. Richiedonsi diplomati, spiccate doti organizzative, età fra i 22 e i 30 anni, bella presenza. Presentarsi in via Duomo 999, eccetera, eccetera, eccetera. Questa casa ci porterà fortuna, vedrai. Per fare fortuna non ci vuole ingegno. Basta avere un po' di coraggio, come direbbe tua nonna. Tieni, questo è il mio regalo di fidanzamento. Beh, questo è un po' troppo grande, ma è troppo piccolo per simboleggiare l'immenso amore che ho per te. Ah! E adesso lasciamo soli gli sposi. Una bella fotografia tutta per loro. Prego. Ecco, venga da quest'altra parte, eh? Un po' più qua, un po' più avanti. Venga, venga, venga. Un po' più vicini. Fermi. Ecco. Così. Fate pure le esazioni. Buongiorno, dottor Ambrogio. Oh, vi vedo sorridente, eh? Avete fatto un buon lavoro, suppongo. Prego, prego, accomodatevi. Beh, veramente, il commendatore è stato molto gentile, ma ha rimandato la firma del contratto. Firmerà, firmerà. Lo tengo in pugno. Siamo amici e non mi negherà questo favore. Bisogna insistere, convincerlo, spiegargli che la nostra polizza è la più conveniente. Quando vi ha detto di ripassare? Ah, beh, ha detto che le avrebbe telefonato. Ho capito. Non preoccupatevi, ci penso io. Consideratelo un contratto già fatto. Un momento, stasera vi dovete recare al nightclub al Boomerang per parlare con il gestore e proporgli una polizza sull'incendio. Poi gli telefono se c'è qualche difficoltà. È un contratto sicuro. Il night è stato aperto da poco tempo. Oh, mi raccomando, preparatevi i moduli dei contratti. In bocca al lupo e buon lavoro, signor Lettieri. Grazie, dottore. Arrivederci. Bella serata, tranquilla, serena.
Good night, George. Good night, George. Capo, questo è il malloppo che ha ritirato la zecca. Questo prelevamento ti è stato ordinato da Liz Powell? Il napoletanino è un perfetto gentleman. Fa il finto sordo. Su, racconta tutto al tuo amico Peter. Parla! Parla! La signora Liz lavora con gente pulita e incensurata. Lavora in proprio. Questa è la pura verità. Ve lo giuro sulla mia parola d'onore. Rosario, farai una gita a Napoli per controllare se ha detto la verità. Ma perché non credete alla mia parola d'onore? Queste battute di spirito non le consento neanche in punto di morte. Mi manda il dottor Ambrogio, sono aspettato dal proprietario del Night. Ultima porta a destra. Buonasera. Prego, accomodate. Grazie. Mi chiamo Liz Powell, sono la proprietaria di questo Night. Potete dire a me la ragione della vostra visita. Vengo a proporle una polizza sull'incendio. Le ha telefonato il mio direttore, il... Ah, il dottor Ambrogio, simpatica persona, ottimo cliente, al quale non si può negare nulla. Il dottore mi ha incaricato di suggerirle questo tipo di polizza. Le rate sono minime e il rimborso, in caso di sinistro, è abbastanza elevato. E questa è più conveniente, anche se... La preferisco, offre maggiori vantaggi. Primo, il premio è maggiorato del 90% rispetto alla polizza popolare. Secondo, il tasso degli interessi passivi viene ad essere ridotto del 3%. Praticate qualche sport? Il tennis. Sono campione provinciale. Ho notato il vostro fisico atletico e me ne compiaccio. È uno sport che richiede immediatezza di riflessi e un'accurata preparazione atletica. Il mio peso forma è di 72 kg. Purtroppo, da quando ho iniziato questa professione, ho dovuto rallentare il ritmo degli allenamenti. Siete un competente in materia. Anch'io dovrò imparare a praticare qualche sport. E il tennis mi è simpatico. Allora, posso compilare il modulo del contratto? Preparatelo in ufficio. Me lo porterete con comodo.
Arrivederci. Arrivederci. E grazie. Brava, brava Mariuccia. Beh, hai controllato bene? Cavaliere, la signora Pupetta ha fatto un buon lavoro. Bene, bene, me ne compiaccio. Gli interessi della fabbrica sono i vostri interessi. Noi lavoriamo per la comunità, perché noi siamo la Pellotti SRL. Permettete, noi non ci siamo ancora presentati personalmente. Io sono il cavalier Giacomo Pellotti, il padrone della fabbrica. E se ho ben capito, voi siete la signora Pupetta. Sì, precisamente. Sì, Pupetta. Io tenevo una fidanzata che la chiamavano Pupetta. Ah sì, veramente? Sì. E siete sposata, vero? Sì. Il vostro marito vi lascia sempre sola? Lavora tutto il giorno, sapete, fa l'assicuratore. Ah, bella professione, si guadagna bene e si visitano anche belle clienti. Mio marito pensa alla professione e basta. Sapete che quando va arrabbiata diventate più simpatica. Tenete le mani a posto, cavalier Pellotti. Veramente io non volevo, signora. Ah, ma non volevate, signora, eh? Ma no, cercavo soltanto di creare tra voi, prestatrice d'opera ed io, datore di lavoro, un clima di reciproca fiducia. Ah, ecco sì, tutto. Annaccia morta! Oggi ho visto tutte stellero firmamento. Che c'hai da ridere, cretina? È un lavoro difficile. Pare che stai facendo la polizza quando il cliente ci ripensa. Si fa fare il conto un'altra volta e poi ti dice che non è conveniente. Non capiscono, non vogliono capire che la società assicuratrice corre dei rischi e non può regalare niente a nessuno. Io ho già pagato la prima cambiale. Non ti preoccupare, caro, continua a lavorare con serenità. Eh? Per fortuna il dottor Ambrogio mi manda dai suoi migliori clienti. Sono persone facoltose. Come vedi, non è poi un lavoro tanto noioso. Sono imitati alla perfezione, sembrano veri. Hai controllato se ti hanno dato tutto? A bordo c'erano le solite due cassette. Sono state buttate in mare prima di entrare in porto. È arrivata la contropartita. Per dopodomani questo denaro deve essere portato a Roma. Hai provveduto? Beh, non ho ancora trovato la persona adatta. Ci posso andare io se voi me lo ordinate. Con la tua faccia si capirebbe lontano un miglio che sei un gangster. È vero. Meglio non creare sospetti. La vostra nuova tecnica è giusta. Tipi di persone oneste. Ma solo così potremo continuare a eludere il pedinamento dell'Interpol. Ci vuole il solito tipo normale, incensurato. L'assicurazione. Buongiorno. Il dottor Ambrogio, per favore. Pronto, dottore, sono Liz. Mi doveva mandare quel suo agente per la polizza. Sta venendo da lei. Sì, grazie. Peter starà torturandosi il cervello per sapere chi sarà il mio nuovo socio. Ma io non faccio più società con nessuno. Qui Londra, Interpol. Sono l'ispettore Smith. Peter Harriman, anni 40. Apolide. Yes. Altezza 1,80. Chilogrammi 82. Capelli biondi. Dedito agli stupefacenti. Yes. Goodbye. Apri. Buongiorno, signora. Venga, l'aspetta. Eccomi. Prima del previsto, con il contratto da firmare. La sua firma qui, per favore.
Non vuole ritirare la prima rata? Ah, già, la prima rata. Lei, signor... Roberto Lettieri. Roberto, ha già fatto altri contratti di questo tipo? È da poco tempo che faccio questo lavoro. Ho tentato, ma solo adesso ci sono riuscito. È un lavoro difficile il suo? È incerto, e rende poco. Le piacerebbe cambiare per migliorare economicamente? Certamente. Io un posto sicuro lo prenderei ad occhi chiusi. Ho una famiglia da mantenere e i soldi non bastano mai. Avrei una proposta da farle. Devo assumere un amministratore, una persona di fiducia. Se lei accetta l'incarico, il posto è suo. E quale lavoro dovrei espletare? Le segnalerò alcuni numeri di varietà. Lei andrà a visionarli e farà i contratti. Lei è molto abile a fare i contratti, ne ha fatto firmare uno anche a me. Dovrà versare gli anticipi e provare i costumi teatrali. Vede, io ho l'hobby della creatrice di modelli. Questo l'ho ideato io per una ballerina che debutterà nel mio night la settimana prossima. È molto bello. E per visionare questi numeri di varietà dovrò viaggiare. Sì, ma non si preoccupi. Riceverà un rimborso spese. No, no, non lo chiedevo per questa ragione. Se lei accetta, questo è un anticipo sulle sue future spettanze. È sufficiente? Ah, certamente. Ma lei è sicura che io sia adatto per il lavoro che mi ha offerto? Signor Roberto, lei, senza saperlo, ha tutti i requisiti dell'uomo che io cercavo. Arrivederci. Arrivederci. Ma domani non lavori a Napoli? Ho accettato l'incarico di amministratore che il proprietario mi ha offerto. Questo è l'anticipo. Ma allora dovrai viaggiare tutti i giorni. Resterai fuori casa anche la sera. Ah, non cascherà il mondo per questo, anche se sei romantica. Ma è gelosa. Oggi si va sulla luna, si vola. La gelosia non è più di moda, pupetta mia. Questo lo dici tu. Sì. Signorina Barbara, questo è l'anticipo. E questa è la valigia con il costume che lei dovrà indossare nel night della signorina Alice. D'accordo. Debutterò a Napoli fra 7 giorni. Mi raccomando la pubblicità. Quello che è stato stabilito in contratto sarà rispettato. Facchino, per favore. Eccomi, signore. Mi chiami Napoli 38-1001, urgente. Subito. Signorina, Napoli 38-1001, urgente. Bene. Fra qualche minuto. Grazie. Pronto? Pronto? Roberto, è lei? Tutto bene? Sì, tutto bene. Posso rientrare a Napoli? No, la raggiungo a Roma. Mi aspetti all'albergo Rex. Quando? Parto questo pomeriggio. Arrivederla. Thank you.
Voi italiani avete la difficoltà della scelta. Ogni città è più bella dell'altra. Roberto, mi ascolti? Stavo pensando. Pensavo a mia moglie. Sei sgarbato. Mentre io parlo, tu pensi a tua moglie. Sei rimasto un provinciale. Sarò un provinciale, ma le voglio bene. Ed è un mese che non la vedo. Non devi preoccuparti. Le donne mediterranee sono come Penelope. Tessono la tela di giorno e la disfano di notte. Pupetta. Sai che tua moglie ha un nome divertente? Ti prego di non scherzare su questo argomento. Come sei suscettibile. Quando assumi questi atteggiamenti, lo sai che mi fai pentire di averti sollevato dalla mediocrità? Devi capire che Pupetta ha fatto molti sacrifici a causa mia. Ma non si può avere tutto dalla vita. Ogni persona, a qualsiasi stato sociale appartenga, deve fare qualche rinuncia. Con il tuo fascino latino. Lo sai che mi piaci tanto. Per favore, scusate, voi conoscete l'amministratore di questo locale? Ah, è il signorino Roberto. Sì, Roberto Lettieri. Non ci sta, è fuori Napoli per servizio. E quando torna? Io non lo so. Se ripassate stasera ve lo possono dire. Va bene, grazie. Buona giornata. Signora Pupetta, i miei omaggi. Signora, io vado a cava. Se posso avere l'onore. Fatemi il piacere, vi prego. Ho cambiato la macchina, ho preso questa Spider. Passiamo per Pompei, la faccio benedire. Voi fate la madrina. Avanti, signora Pupetta, fatemi questo favore, vi prego. Prego, signora. È stata molto gentile, vi ringrazio. Che vi sentite? Ma io non ho fatto niente, non vi ho nemmeno toccata. Stavo cambiando la marcia. Signora Pupetta, vi prego. Ma portatela al pronto soccorso. Sì, sì, ho capito. Signora. Fate presto, signora. Presto. Avete detto Cavalier Pellotti Giacomo di Cava dei Tirreni? Precisamente, dottor. Queste sono le generalità di lui. E la signora? Assunta Muruso il Lettieri. Due provinciali, anche lei di Cava. È solo un leggero malessere, dovuto allo stato particolare in cui si trova la paziente. Ecco. Può essere dimessa. Dottor, vado tranquillo, eh? Andate, andate. Ma proprio a me doveva capitare. Boh, chi va per questi mari... Leggi, siamo finiti sulla pagina della cronaca nera. Nella fiammante Spider del quarantenne Cavalier Pellotti è svenuta la signora Assunta Moruso in Lettieri. A causare lo svenimento è stata la incipiente maternità della signora Lettieri in Pellotti. Amore e schiaffi è il titolo che un arguto napoletano ha dato a questa nota di cronaca, perché il Cavalier Pellotti non ha voluto dichiarare il movente degli schiaffi da lui ricevuti. Che vergogna. Il mio Roberto tradito, umiliato. Ma perché non ha mai voluto ascoltare i miei consigli? Ma perché? Perché quando era ragazzo aveva il complesso di Edipo. Da grande non ha raggiunto una sufficiente maturità psichica. Sono io la responsabile dell'infelicità di mio figlio.
Mamma mia, vatti a fidare della gente. Sembrava una donna onesta e invece sotto teneva questa sorpresa. E non la giudicare male. Sarà stato lui a, come si dice, circuirla. Bisogna sapersi difendere dai rattosi petenti. Zitta, sta arrivando Giacomo Casanova. E chi è Giacomo Casanova? Mastro Iano? Ignorante. Quello era un celebre amatore. Sono appena tornato dalla Svizzera, dove ho visionato due balletti che stanno ottenendo un enorme successo. Noto che il lavoro di amministratore comincia a piacerti. Tieni, manda un regalo a tua moglie. Grazie, sei veramente adorabile. Pupetta, Pupetta, come stai, amore mio? Finalmente ho il piacere di conoscere la moglie del mio amministratore. Sono la proprietaria di questo night. Prego, signora, non era affatto necessario che voi me lo diceste. Si vede subito quello che siete. Pupetta, sei impazzita? Niente affatto, non sono mai stata tanto lucida di mente. Roberto, per favore, accompagnate la vostra signora fuori dal mio locale. No, non è il caso, grazie. Sono io che sento il bisogno di prendere una boccata d'aria di mare. Fermati. Fammi parlare, ci deve essere un equivoco. Ah, un equivoco? Sì, forse le male lingue ti hanno detto cose non vere. Io sono stato costretto a viaggiare. E oggi sarei venuto a casa, da te. Quella là è solo lui. Sì, il proprietario. Ti dissi quella piccola bugia perché ti sapevo gelosa. Aspettami qui. Vado a dire alla padrona che stasera non torno a Napoli. E spero di convincerla, ma quando è che diventerai un vero uomo? Mai! Bisogna stare attenti a non commettere errori. Quella donna è entrata nel mio locale senza che nessuno la vedesse. E se fosse stata una spia della polizia, come ce la saremmo cavata? Avete ragione, signore. Tu mi sai solo dare ragione invece di far funzionare il tuo cervello intorpidito. Oh! Ecco l'altro mio collaboratore, che io pago profumatamente. Lui porta la gente estranea nel mio locale. Ti prego di perdonare. È questione di educazione. Si vede che lei non è una vera signora. Mia cara pupetta, la vita è piena di luci e di ombre. Stai la padrona è bella. Tuo marito ci è caduto come una vera cotta. L'uomo è cacciatore. È tuo marito. È rimasto un ragazzo irresponsabile. Nelle mani di una donna astuta. Ma tu gliel'hai detto che sta per diventare padre? No. E perché non gliel'hai detto? Perché non ne valeva la pena. Questa creatura che sta per nascere sarebbe meglio se... Zitto, per carità, non bestemmiare. Fra qualche giorno ritorna da quella signora. Dille che state per avere un figlio. Su, non piangere più. Ti sei sfogata abbastanza. Quando vedi tuo marito, abbraccialo. Bacialo come se niente fosse successo. Poi con un bel sorriso gli dice che sta per diventare papà. Gli uomini per i loro figli diventano docili e buoni. Su, su, figlia mia.
E ricordati che non sei la sola donna tradita dal marito. Male comune, mezzo gaudio. Stasera dormirai qua. Così se tuo marito rincasa, starà in pensiero e ti sarai vendicata. Io a casa mia non ci torno più. Non lo puoi fare. La legge punisce il coniuge che abbandona il tetto coniugale. 1.250.000. Vuoi controllare? Sorpresa? No, ti aspettavo. Allora mi vuoi ancora bene? Come potrei dimenticare il mio pigmalione? Ti posso baciare? Ma certamente. Sei migliorata. Sei meno fredda di quando ci siamo lasciati. È stato lui a darti lezioni? Chi? Quella faccia d'angelo che il tuo gorilla tiene a balia. Quella faccia d'angelo, come tu lo chiami, è solo il mio amministratore. Un incensurato, come tu lo definisci. Esatto. Chi mi obbliga a correre rischi con gente ricercata dalla polizia di tutto il mondo? Io! Adesso basta con gli scherzi. Io non mi lascio infinocchiare dalla mia allieva prediletta. Solo un credulone potrebbe accettare la tua versione. Ti ho già detto che quello è il mio amministratore. Non è a conoscenza della mia doppia attività. Mi è capitato tra i piedi. Gli ho fatto l'esame psicotecnico e l'ho assunto. Per non fargli avere dubbi, gli do un ottimo stipendio e gli concedo qualche sorriso confidenziale. Posso accettare per buona questa versione se mi consegnerai la metà degli utili. Solo così potrò ripartire serenamente. Questo mai. La nostra società è stata liquidata da quando venni a Napoli. Anche se i nostri patti erano precisi? Esatto. Avresti dovuto rispettare gli accordi sociali. Ero maggiorenne e decisi di lavorare in proprio. Piccola strega, hai voluto tradire la mia fiducia, ma io ti annienterò. Roberto! Non urlare! Roberto! Zitta! Ha avuto la lezione che si meritava, quel tipo. È un impresario straniero. Eravamo in rapporti di affari. Voleva impormi ancora i suoi brutti numeri di varietà. Ma tu non sei mica ferito, vero? No, sono solo un po' ammaccato. Perché ti devi mettere in condizioni di affrontare un viaggio piuttosto lungo. Questa sera io vorrei andare... Questa sera devo chiudere la contabilità del night. Dovremo lavorare fino a tardi. Bene. E domani mattina, prima di partire, passerai da casa mia per ritirare i costumi delle ballerine. Non te lo dimenticare. Se me lo consenti, vado a cambiarmi d'abito. Ma certo. Io ti credo. A casa vostra tuo marito non si è fatto vivo. E allora domani mattina con la prima corriera vai a Napoli e con calma cerca di parlare con quella signora. Hai capito bene? Ah, sì, nonno, ho capito. Vedrai che quella signora si stancherà anche di tuo marito. Una donna volubile cambia un uomo ad ogni stagione. Thank you.
Buongiorno. Buongiorno. Sono la moglie dell'amministratore. Desidero parlare con... L'amministratore è partito. E la proprietaria, dove la posso trovare? La signora a quest'ora starà a casa. Se volete dire a me... No, grazie. Voglio parlare con la signora. Ripasserò in serata. Buongiorno. Buongiorno, signor Dir. Qua ci sta la cascetta con le bottiglie. Dove la dobbiamo mettere? Mettila dentro al deposito, no? La strada la conosci. E datemi una mano! Ma che ha capito che sto King Kong? Signori, ho sistemato la cascetta con le bottiglie. Volete mettere un biriquaccio con pasta a bolletto? Ce l'hai la penna? La penna a me? Io non la tengo, io non tengo né matita né penne. Io essere alfabeto, tre generazioni, mio nonno, mio padre, tutti alfabeti. Se non era alfabeto, non portava bottiglio. A croce. Questo è ciò alfabeto mio. Chi era quella donna che mi ha chiesto un indirizzo della signora Litz? E tu gliel'hai dato? Sì, via Posillipo 3931, dove ho portato la valigia con i costumi. Porcaccia Eva, hai combinato un bel pasticcio. Pronto, signorina. Ho chiamato il 381001. Abbonato Liz Powell, via Posillipo 3931. Grazie. Pronto. L'abbonato da lei richiesto non risponde. Polizia, la signora Liz Powell è stata assassinata. Sono il commissario Castaldo. Mandate il medico legale in via Posillipo 3931. E voi che siete un professionista non sapete che non bisogna lasciare impronte digitali? Avete visto? Io non c'entro niente, signor commissario. Lo so, per fortuna vostra vi pedinavo. E se il decesso è avvenuto da più di un quarto d'ora, voi non siete responsabile. A meno che... A meno che cosa? Com'è che siete corso qua? Un triste presentimento. Voi volevate molto bene alla vostra padrona, vero? Era una donna eccezionale, tutti le volevamo bene. Non aveva nemici? Non ha fatto o ricevuto qualche torto? Da quando la conosco, l'ho sentita alzare la voce una sola volta. Quando? Quando la moglie di un dipendente venne per reclamare. Reclamare che cosa? I contributi assicurativi.
Come si chiama questo dipendente? Un giovanotto della provincia di Salerno, un certo Roberto. Dove abita questo Roberto? A Cava, mi pare. Sì, a Cava. Sono il commissario Castaldo. Piacere. Possiamo parlare? Accomodatevi. Voi siete un dipendente della signora Liz Powell, vero? Esattamente. Da quanto tempo? Da circa 8 mesi. E qual è il vostro incarico? Amministratore. Ma questo è un interrogatorio, è forse successo qualcosa? Da quanto tempo non vedete la signora Liz? Da 2 giorni. Sono stato a Milano per fare un contratto a 2 ballerine del night. E quando siete tornato da Milano? Sono venuto qua. Desideravo rivedere mia moglie. E dov'è vostra moglie? La sto aspettando. Da quando? Perché? È successo qualcosa a mia moglie? La signora Liz è stata assassinata. Morta? E chi l'ha uccisa? È quello che sto cercando di scoprire. Per questo sono qua. Desideravo parlare anche con vostra moglie. Mia moglie? Può essere implicata nel delitto. Vostra moglie sapeva che tra voi e la signora esistevano rapporti diversi da quelli di amministratore? Immagino che non sospettasse nulla. Da quanti giorni vostra moglie è andata via da questa casa? Da 3 o 4 giorni. Il portiere non l'ha vista rientrare. E non sapete dove si sia rifugiata? Non lo so. Proprio non lo so. Appena vostra moglie rientra, o voi sapete dov'è, informatemi. Nell'interesse vostro e della giustizia. Buongiorno. Buongiorno. Figlia mia, tu mi hai fatto capire solo che ti sei messa in un grosso pasticcio. Ma questo è un romanzo giallo. Senti a me, cerca di ricordarti almeno che cosa è successo. Ho le idee così confuse. Non capisco niente. Tutti gli indizi sono contro quella donna. Se stavi a sentire tua madre oggi, tu non... Mamma, te lo ripeto ancora, non può essere stata lei a uccidere. Tu le vuoi bene e cerchi di non accusarla, ma è evidente. Una donna come quella non si sarebbe regolata diversamente. Ha fatto una congiura per sposarti. Io ho saputo tutto. E poi... La colpa è anche mia. Oh, come sei ingenuo, figlio mio. Mamma, se mi vuoi bene, se vuoi aiutarmi, aiutami a dimostrare che mia moglie è innocente. Innocente? Allora, leggi. Tua moglie, come tu la chiami, è una donnaccia. E io che la credevo tanto, tanto diversa dalle altre. Ti sbagliavi. Ti sbagliavi, figlio mio. L'avrei aspettata se fosse stata solo un'assassina. Ma adultera e madre di un figlio che non è mio, questo no. Non lo posso perdonare. Ma dove pensi che si sia nascosta? Dalla vecchia nonna. Al casolare di Fontana Rossa. Aspetta. Calmati. Ora ci penso io a sistemare ogni cosa. D'accordo, signor ispettore. Delitto e banda possono essere in relazione tra di loro. Però io non escluderei il delitto passionale. Impronte di donna. No, non hanno precedenti penali. A risentirci presto. Buongiorno. Chi parla? Pronto? Pronto? Assunta Moruso è nascosta al casolare di Fontana Rossa. Thank you.
Scusate, c'è il proprietario, il cavalier Pellotti. Eccolo là. Il cavalier Pellotti, siete voi? Per servirvi. Brutto fedente! Ma lo sai chi sono io, No. Ah, fai finta di non conoscermi, vero? Io sono il marito di Pupetta. Ma ci deve essere un equivoco, io la vostra signora l'ho sempre rispettata. Roberto, vieni via, cerca di calmarti. Ma che fai? Lascia stare. Ma che ti sono schifoso. Gioia mia. Il mio dovere di madre mi ha spinto a varcare la soglia di questo edificio perché voi mi diciate la verità. Questo articolo di cronaca nera dice che voi avete avuto una relazione con un altro uomo. Io ho dedotto, suppongo che vostro figlio non sia... Purtroppo, come è vero che il giorno segue la notte, mio figlio è il frutto del mio stupido amore per un ragazzo che è stato viziato da un eccessivo affetto materno. Se io ne avessi il diritto, gli darei soltanto il mio cognome. Ma la legge lo protegge e ci vieta di commettere una grande ingiustizia. Signora, se il bambino porta il vostro cognome, fate pure conto di avere adottato un trovatello. Ma mio figlio, la nostra onorabilità... Vostro figlio... Non merita il sacrificio che ho fatto per lui. È un bugiardo disonesto che non ha avuto nemmeno il coraggio di venire qui a parlare con me. E mi ha mandato la mamma. Ci sono venuta di mia spontanea volontà. L'ho deciso io. Bene. Dategli questa catenina a vostro figlio. Servirà a ricordargli chi è il vero assassino della sua amante. Signore, dovete consegnarmi la catenina che la detenuta vi ha dato. Ora vi prego di seguirmi in direzione. Allora, tu confermi che quella catenina è tua? Sì, me l'ha regalata lei. Lei chi? Mia moglie. Un giorno, nel night, feci a pugni con un impresario straniero. Questo è quanto ricordo. Voi confermate le dichiarazioni del signore? Sì, signor commissario. Insomma, vostra moglie non ha detto la verità perché credeva che foste voi l'assassino. Ha deviato il corso regolare della giustizia. Poi si è decisa a parlare. E adesso dov'è nascosta questa catenina? L'ha requisita al direttore del carcere, dove mia moglie... sta pagando i miei errori, la mia leggerezza. Roberto, ascoltami. Non sono stato io a denunciare tua moglie. Credimi. Thank you.
Mi devi credere. Roberto ti vuole bene. Sta facendo tutto il possibile per dimostrare la tua innocenza. Ma come? Se ho saputo che voleva anche disconoscere suo figlio. Ha capito che stava per commettere la più grossa ingiustizia della sua vita. Ora sa di essere il padre di tuo figlio e vuole farsi perdonare. Ma io l'ho già perdonato, anche se è per colpa sua che mi trovo qui. Ma dovrà diventare più maturo, come uomo e come padre. Io sento che soltanto così un giorno nostro figlio potrà stimarlo e rispettarlo. Pupetta, Roberto può venire a trovarti? Gli parlerai? Sì, digli di venire, gli parlerò. Pupetta, cantaci la tua canzone. E quando femmine te vanno, ma i ricchi sempre no, tu si domi. E canto solamente questo suono, che suono rore che sta vita mia. Per me ricchezze ora non son niente, desidero una cosa solamente. O desiderio mio, provvesi tu. T'ho giuro sulla te niente più. Perché sto cuore mio si tutta gioia. Sul tanta vita tua voglio salvare. Provvede, voglio bene, assai, assai. Io ho bene mio per te, non ti scordo mai. Eppure mo che stongo carcerato, ti tengo sempre chiuso in da sto cuore. Solo per imparare una parola che dolce assai e che si chiama amore, amore capace vendo una fiamma che distrugge la vita mia. O desiderio mio, rovesi tu, lo giuro sulla e niente più, perché sto cuore mio si tutta gioia, sul tanta vita tua voglio salvare, lo vedo voglio bene assai assai, io bene mio per te, non si scorde mai. Signor Peter Harriman, il vostro alibi presenta molte sfasature. La mattina del delitto vi siete recato in via Posillipo con l'auto pubblica 333. Il conducente vi ha riconosciuto. Riconosciuto dopo tanti giorni dal delitto? È vostra questa catenina? State forse cercando di ricordare a chi apparteneva? Io non andai a Posillipo per uccidere. Sono venuto per fare la pace e per regolare la nostra contabilità.
tra noi non c'è nessuna contabilità da regolare. Cerca di non fare mosse sbagliate e ricordati che siamo soli adesso. Tu non mi fai paura. Devi andartene. Io non voglio più vederti. Se non esci, chiamo gente. Stupida. Ero venuto per perdonarti, non per ucciderti. Questa è la relazione sul caso Amoruso del direttore del carcere di Santa Maria. Andai alla villa di Posillipo perché desideravo parlare alla signora Litz. La porta era socchiusa. Entrai, naturalmente rimasi sconvolto. Notai la catenina di mio marito e, convinta che fosse la prova della sua colpevolezza, la presi. Quando fui incriminata, non volli parlare. Non avevo un alibi. Signor commissario, e io che faccio? Brigadiere? Arrestate quest'uomo. Ma io sono innocente, non ho ucciso nessuno. Sì, ma siete colpevole ai sensi degli articoli del codice penale numero 49, numero 58, numero 59, 70, 71, 84, 99. Maledetto traffico, a Santa Maria non arriveremo mai. Su, avanti, fate presto, fate qualcosa, no? Buonanotte. Avete visto, dottor? Io tengo 20 anni di servizio. Mi chiamano il mago del volante. Però a quest'ora devo avere calma e pazienza, e beh. Quanto è bello questo bambino. Ma guardano poco. Presto, fate presto, sorpassatelo. Dottore, capisco che si tratta di vostra moglie e di vostro figlio. Ma pure io tengo moglie e figli. E se non faccio attenzione, non ci vedranno più, né a me né a voi. È piaciuta la trasmissione ieri sera? Sì, carosello. Non era male. Gridate a quei gafori di muoversi, no? Mamma mia, dottore, avete visto che faccia di brigante tiene? È meglio non guardarli, altrimenti invece di Santa Maria, quelli ci mandano direttamente al cimitero di Poggio Reale. Sì, va bene, va bene. Ma insomma, fate qualcosa, muovetevi! Umberie, vi potete scansare un poco? Abbiate la compiacenza. Assunta Amoruso, preparatevi ad uscire, siete libera. Ciao, Carmela. Ciao. Auguri. Grazie. Tanti auguri. Grazie. Grazie. Le sbarre sono ancora alzate. Forse se accelerate riusciremo a passare. San Gennaro mio, proteggici tu. Dimenticare di noi. Ciao, sta tranquilla, ciao. Ciao. Andiamo, figliola. Già.
Giovano, per favore, dove sta il carcere? Andate dritto avanti, poi girate a sinistra, poi a destra. Grazie, ho capito, ho capito. Anche il vicolo cieco. Ma dove mi avete portato? Lascia la morte, siamo rimasti bloccati. Sentite, io vado, voi mi raggiungete davanti al carcere. Vabbè, con la macchina. Andate, andate. Chiederti perdono. Sono sincero, Roberta. Devi credermi. Ah, siete arrivati. Che brutto mestiere il mio. Dottor, come si chiama vostro figlio? Mario Lettieri. Ah, che bello nome. E vostro figlio come si chiama? Ah, non me ne parlate, per i miei ci vuole il calendario. Oh, auguri allora. Grazie, grazie, dottore. Arte!